del corso di laurea magistrale in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio è formare un architetto riconosciuto in ambito europeo, capace di progettare e intervenire sul patrimonio esistente, con specifiche competenze in materia di restauro, riuso, recupero e valorizzazione dei beni architettonici e del paesaggio. Elemento cardine del percorso formativo è il progetto, declinato nei diversi ambiti disciplinari a scala architettonica e a scala urbana. Atelier, corsi integrati e monodisciplinari offrono agli studenti l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze in settori quali il restauro architettonico, il progetto del nuovo in contesti di interesse storico, la conservazione e trasformazione dei beni culturali, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio esistente. Attraverso il coinvolgimento delle differenti discipline che insieme concorrono all'elaborazione di progetti, gli studenti acquisiscono le competenze e le capacità di cooperazione e sinergia necessarie allo svolgimento della pratica professionale. Il corso di laurea in architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio organizza e propone seminari, workshop internazionali, conferenze, mostre, sopralluoghi, allo scopo di approfondire e ulteriormente specializzare il percorso formativo. Il Politecnico di Torino offre agli studenti l'opportunità di svolgere tirocini pre e post laurea, allo scopo di accompagnare l'ingresso nel mondo professionale. Viene inoltre offerta la possibilità di intraprendere ulteriori percorsi di formazione come scuole di specializzazione in beni architettonici del paesaggio, master di secondo livello e corsi di dottorato proposti dall'Ateneo. I piani di studio, erogati in lingua italiana e in lingua inglese, promuovono la mobilità internazionale. I programmi Erasmus e di doppia laurea sono attivi in 20 paesi, coinvolgendo oltre 50 istituzioni nel mondo. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha affrontato ha posto molti interrogativi a docenti e studenti, che hanno risposto con una didattica a distanza, basata su nuovi modi di interagire, trasformando sopralluoghi, revisioni progettuali, lezioni e incontri, senza interrompere la loro attività. L'esperienza formativa è diventata nella nostra comunità un nuovo orizzonte di progetto.